Buongiorno a tutti e benvenuti alla rassegna stampa di venerdì 23 dicembre 2022, l'antivigilia di Natale. Buongiorno a tutti. Allora, di cosa parliamo oggi? I temi di giornata riguardano il calcio nostrano, e quindi la Serie A, e quindi le amichevoli delle squadre di Serie A che si stanno preparando per la ripresa della stagione, il calcio internazionale con la splendida partita di Manchester di ieri sera, e poi il caso Juventus con la richiesta da parte della FIGC di riaprire il fascicolo legato all'indagine sulle plusvalenze. Poi faremo anche un salto in Sardegna. Vediamo insieme la copertina della Gazzetta dello Sport. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport, che apre con Olivier Giroud. Giroud Milan, io ci sono, dice il francese, o per meglio dire, dice la Gazzetta dello Sport, tornerà a fine mese ed è pronto a giocare subito. A gennaio l'incontro per il rinnovo. E quindi Olivier Giroud potrebbe essere protagonista subito all'inizio della stagione, alla ripresa della stagione, con la presenza in quelle di Salerno. Ed eccolo qui, vedete all'interno della Gazzetta dello Sport tutti i numeri di Olivier Giroud, e poi a fine mese col Milan ed è pronto a giocare. Rinnovo da gennaio, Olivier vuole essere in campo già a Salerno, inizio anno discuterà del nuovo contratto. Nel frattempo ieri ha parlato Scaroni, che dice un 2022 bellissimo, Red Bull porta nuove competenze, e poi l'approfondimento su Yassine Adli, la svolta, il club si tiene Adli, il francese ha 6 mesi di tempo per conquistare Pioli, centrocampista ex Bordeaux, poteva partire ma si va verso la conferma, a giugno si decide. Qui le due possibili soluzioni per l'utilizzo di Adli: come trequartista sotto la punta nel 4-2-3-1, oppure come mezzala nel 4-3-3. Un altro tema legato al Milan: ieri sera è arrivata la notizia, insomma, che il Comune di Milano avrebbe dato via libera al discorso stadio, con però la necessaria adesione a un programma che prevede una certa capienza per quel che riguarda lo stadio, una certa quantità di aree verdi, eccetera eccetera, soprattutto una serie di paletti che sono stati posti dal comune per questa vicenda, una vicenda della quale abbiamo parlato ieri sera, ed è una vicenda che secondo me difficilmente a breve vedrà la luce, ma insomma speriamo un po', naturalmente poi chi vive sperando, eccetera eccetera. Comunque insomma, questo non dipende dalla nostra volontà. Andiamo a vedere invece che cosa si dice per quel che riguarda l'Inter che ieri ha vinto in amichevole a Reggio Calabria contro la Regina di Pippo Inzaghi, che ha giocato una buona partita, ma l'Inter ha vinto 2-0. Lukaku si fa in due, a proposito di centravanti, vedete, da Giroud a Lukaku si fa in due, Romelu funziona in coppia con Dzeko, Inter un'arma in più. Torna l'ottimismo anche per quel che riguarda Milan Skriniar, che ieri sera insomma si è fatto beffare in un paio di circostanze non giocando una grandissima partita, però come dicevamo torna il belga e l'Inter sorride. Eccolo qui il fattore Lukaku. Romelu non è al massimo, ma è già un punto di riferimento per tutta la squadra. Buoni segnali per Inzaghi anche da Gossens e Çalhanoğlu. Come si diceva, Skriniar passi avanti sul rinnovo, maxi aumento dell'ingaggio, questo per quel che riguarda il difensore. Tra i migliori e i peggiori, i migliori Onana, che ha compiuto un paio di parate veramente notevoli, e Di Marco, tra i peggiori Bellanova e Mkhitaryan, che invece insomma era stato uno dei migliori nelle prime uscite della ripresa della stagione per quel che riguarda l'Inter. Ecco qui la foto dei fratelli Inzaghi, rivali per un giorno, Simone e Filippo, e poi in basso notizia che vi dicevo, un nuovo San Siro, altro sì, il Consiglio Comunale però impone almeno 70.000 posti, Palazzo Marino vuole più verde, prezzi uguali a oggi, club ora valutano le richieste e aspettano anche la giunta, la storia infinita di cui parlavamo ieri per quel che riguarda lo stadio, il nuovo stadio di Inter e Milan. Ma sulla prima pagina della Gazzetta si parla anche di Juventus, perché ci sono i dubbi di Allegri, Di Maria sì, Vlahovic boh, Allegri la signora, l'argentino super, Dujan è un rebus, Max scopre le sue carte. L'indagine sulle plusvalenze, la richiesta dopo l'indagine Prisma, la procura della FIGC dice processo da rifare, la Juve dice noi corretti, questo per quel che riguarda la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Andiamo al Corriere dello Sport, Corriere dello Sport che apre proprio con questo caso, clamoroso Juve,
Il procuratore federale riapre l'inchiesta, plusvalenza, Juve, ecco le prove. Chinè chiede un nuovo processo a gennaio, rischio retrocessione. In un ricorso di 106 pagine l'accusa di illeciti disciplinari, un sistema di compravendite per conseguire mediante artifici risultati gonfiati. Il club risponde e dice: dimostreremo tutta la nostra correttezza. Vedremo come si concluderà questa vicenda, particolarmente, insomma, spiacevole dal punto di vista del calcio italiano naturalmente, ma insomma quando ce l'ho, si sono state fatte delle irregolarità, è giusto indagare ed è giusto che i responsabili paghino. Nel frattempo ecco qui l'approfondimento della Gazzetta dello Sport. La procura della FIGC dice: nuovo processo per Juventus e altri 8 club, chiesta la revoca delle assoluzioni, è aperto un fascicolo sulle società fuori dalla prima inchiesta sportiva ma dentro quella di Torino. I bianconeri ribadiscono e dicono: noi siamo corretti. Qui a sinistra le tappe di questa indagine: la Corte Federale d'Appello ha ora fino a 30 giorni per convocare l'udienza. Qui vedete Pjanic e Arthur, uno dei casi finiti nell'inchiesta plusvalenze, e poi delle 14.000 pagine dei PM di Torino hanno convinto Chinè, decisivo anche il libro nero di Paratici nell'inchiesta Prisma, indizi gravi e precisi. Questo per quel che riguarda la Juventus. Torniamo alla prima pagina del Corriere dello Sport, perché si parla anche di Inter con il successo di cui abbiamo analizzato la prova soprattutto di Lukaku, e questa è un po' l'indicazione principale per quel che riguarda la partita di ieri. Il ritorno di Romelu, segna Lukaku per l'Inter, è festa nel derby degli Inzaghi, il belga ritorna grande protagonista, in gol anche Dzeko. Ieri ha giocato la Roma arriva una denuncia per mobbing. Karsdorp un altro caso, il sindacato internazionale dei calciatori scende in campo per difendere il terzino di Mourinho, ma i giallorossi respingono tutte le accuse. Ma c'è un altro caso che tiene un po' banco per quel che riguarda Roma e per quel che riguarda il tecnico, e cioè José Mourinho, ed è quello della richiesta da parte della federazione portoghese di averlo come commissario tecnico. Pressing su Mourinho: il Portogallo lo vuole CT, Roma no al doppio ruolo. Il tecnico in patria per Natale e il presidente Gomez cerca un incontro. José per ora resta, in estate si vedrà. Se va via il club chiederà un indennizzo. Una questione questa della quale si parla già da diverse settimane, per meglio dire da quando è finito il mondiale del Portogallo, poi è arrivata anche la notizia dell'esonero di Fernando Santos, e adesso insomma da diversi giorni si insiste su questa cosa. La mia sensazione è che a Mourinho non dispiacerebbe il doppio incarico, ma che la Roma invece non sia disposta a concederglielo. Nel frattempo la Roma vince ieri in amichevole per 3-0 contro l'RKC, olandesi fragili per i giallorossi, e poi il discorso del mobbing: il club ora è tutto superato, dice il mercato, la strategia per arrivare subito a Frattesi. Risveglio dell'attacco: Ebram, Esharawi e Zaniolo firmano il tris, in gol tutti e tre per Zaniolo, anche un assist. Questo per quel che riguarda la Roma. Torniamo alle prime pagine dei quotidiani, andiamo a Tutto Sport, perché le ambizioni della Juve secondo il quotidiano di Torino non cambiano. Il nuovo direttore generale Scanavino debutta allo stadio e per il test con Rijeka, vinto 1-0 grazie alla rete di Moise Kean. Il discorso alla squadra, dice, l'obiettivo è sempre lo stesso: vincere. Allegri, ho parlato con Di Maria e Paredes, sono carichi e pronto. Chiesa è pronto. E poi la plusvalenza, la FIGC riapre l'inchiesta, ma così si fa figli e figliastri, dice Guido Vaciago. Sarà un atto dovuto, ma è anche un atto di profonda e surreale ingiustizia. Il procuratore Giuseppe Chinè ha chiesto la revoca della sentenza di assoluzione sul caso della plusvalenza e la possibilità di ricelebrare il processo alla luce delle nuove evidenze, ma non per tutte le squadre già assolte due volte nel precedente procedimento. Napoli e Chievo restano fuori perché non coinvolte in affari con la Juventus. Staremo a vedere. Nel frattempo vedete anche qui Lukaku a tempo pieno e fa anche gol, l'Inter si carica. Questa è la prima pagina di Tutto Sport. Andiamo a vedere invece il quotidiano sportivo che riprende una non notizia di ieri di Repubblica, ovvero l'interesse del Milan per Colomboigny, l'attaccante dell'Inter di Francoforte, protagonista con la Francia ai mondiali. Inter e Milan champagne, nerazzurri su Turam, diavolo all'assalto di Colomboigny, cosa praticamente impossibile, vuoi per le richieste eventuali dell'Inter di Francoforte e vuoi perché Colomboigny andava preso 2 anni fa, quando glielo dissi io di prenderlo, sto scherzando naturalmente, ma insomma
non è certo il mondiale, come abbiamo sempre detto, il posto dove fare scouting, dove fare, dove andare a cercare i giocatori, ecco, bisogna prenderli prima. A proposito di mondiali, vicino all'accordo record, 1 miliardo a Ronaldo, ambasciatore di Arabia 2030. Sembra che stia per concludersi l'approdo di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, con anche la possibilità al termine del contratto di diventare l'ambasciatore della candidatura dei mondiali dell'Arabia Saudita per il 2030. Questo per quel che riguarda il quotidiano sportivo. Andiamo in Inghilterra un attimo, facciamo un salto sulla prima pagina del Mirror con la splendida, splendida partita di ieri sera tra Manchester City e Liverpool, gara di Carabao Cup. E qui KDB, oh my god, ovvero Kevin De Bruyne, oh my god. De Bruyne mette la firma sulla vittoria del Manchester City con 2 assist, con una grandissima prestazione in gol. Anche Haaland dall'altra parte invece delude, il centravanti Darwin Nunes, che fornisce sì l'assist per Salah, ma poi sbaglia un paio di gol praticamente già fatti. Allora la Gazzetta dello Sport scrive: City è uno spettacolo. Apre Haaland, botta e risposta, ma la decide a che? Coppa di Lega, splendida gara vinta da Pep con gol pure di Mahrez e assist di De Bruyne. Per il Liverpool assegno Carvalho e Salah. È stata veramente una bellissima partita, con gol, con emozioni, con un Manchester City che si dimostra già pronto dopo la sosta, insomma, anche perché giocatori come Haaland ad esempio al Mondiale non ci sono andati, quindi sono vogliosi di vincere e di rivalsa. Nel frattempo in Coppa del Re in Spagna, la Renteiro, piccolo e tosto, Barrios salva l'Atletico, la squadra di quarta serie spaventa gli uomini di Simeone, decide allo scadere il canterano. Per un Atletico Madrid in grande difficoltà, soprattutto in fase difensiva, e questa insomma comincia a essere una costante per quel che riguarda la squadra di Simeone in questa stagione. Dicevamo della chiusura in Sardegna, perché? Perché Claudio Ranieri e il Cagliari sono sempre più vicini, anche Gigi Riva spinge. Il grande Gigi gli ha scritto un pensiero: lui è uno di noi, poi in serata gli uomini Giulini sono partiti per Roma, si tratta. Gigi Riva dice: può riportare gioia tra la gente per una sfida che merita di fare. Qui nella foto vedete Claudio Ranieri con la sua esperienza al Cagliari, quando lo portò in Serie A e poi lo salvò al termine di una clamorosa rimonta. Io me la ricordo, insomma, il Cagliari era il Cagliari di Fonseca, tanto per dire, un giocatore l'uruguagio, ed era un Cagliari praticamente già spacciato, che Claudio Ranieri riuscì a risollevare e a salvare con uno splendido girone di ritorno. Vedremo se tornerà a Cagliari, in quella insomma che è una, sicuramente una bella favola per un allenatore a cui tutti noi vogliamo bene. Io vi auguro un buon venerdì, una buona giornata.